Primi 34 minuti della Vibonese, poi c'è solo il San Biase. Il derby della 23esima giornata nel girone I di Serie D sorride ai giallorossi che fanno loro l'intera posta in palio, rimontando una gara che dopo appena mezz'ora sembrava già irrimediabilmente compromessa. Una Vibonese perfetta piazza l'1-2 con Spanò e Marasco, ma poi si perde dopo l'espulsione di Brescia al 34esimo. Da lì in poi solo San Biase che rimonta e vince una gara incandescente. Lo squalificato Mancini schiera in campo un offensivo 4-4-2 con Lio e Casciaro esterni e Manfred Savasta in avanti. Ripropone invece il 4-1-4-1 Soda con il solo Marasco, termina l'offensivo. Dopo soli 6 minuti dal fischio iniziale la Vibonese è già avanti 1-0. Punizione da posizione defilata, battuta di Brescia e Spanò batte tutti sul tempo arrivando a colpire di testa. Desio intercetta ma non trattiene. Il San Biase accusa il colpo, la Vibonese è padrone del campo e ci prova ancora con Cosenza che dalla distanza chiama Desio all'intervento in angolo. Sugli sviluppi del corner Caterisano non c'entra lo specchio. Si affaccia per la prima volta in avanti il San Biase con una punizione di Lio indirizzata sotto la traversa che trova la provvidenziale deviazione di Peschechera in angolo. È solo una fiammata perché a condurre il gioco è la Vibonese che al 32esimo raddoppia. Spanò riceve palla sul filo del fuorigioco, arriva sul fondo e serve Marasco che in diagonale batte Desio. Due minuti più tardi però la gara cambia volto. Brescia rimedia il secondo cartellino giallo e viene mandato anzitempo sotto la doccia. Il San Biase allora ci crede e al 39esimo accorcia. Caterisano mette giù Manfred in area rosso-blu per l'arbitro e calcio di rigore. Dagli 11 metri lo specialista Lio non sbaglia, spiazzando Peschechera, palla che sbatte sulla parte interna del palo e termina in fondo al sacco. Gara riaperta e con l'uomo in più il San Biase ora fa male. Qui il servizio di Lio dalla bandierina per Cordiano che gira fuori. Appena prima del duplice fischio arriva il pareggio. Cross di Gerace dal fondo, Savasta ci mette la testa in tuffo, Peschechera non è impeccabile ed è il 2-2. L'inerzia del match è ormai definitivamente cambiata. Il pallino del gioco è in mano al San Biase che riparte a sprombattuto anche nella ripresa. Dopo 40 secondi Carrozza prova a sorprendere Peschechera dalla distanza, palla di poco al lato. Quindi è Casciaro a divorarsi un gol già fatto quando da solo a tu per tu con il portiere ospite finisce per concludergli addosso. Spinge il San Biase alla ricerca del gol vittoria. Ci prova ancora Savasta di testa, palla alta sulla traversa. Sul fronte opposto la conclusione di Dadalt fa invece la barba al palo. Quindi Gerace chiama Peschechera all'intervento in angolo. Dal contropiede rosso-blu che parte dopo l'angolo battuto dal San Biase, Caterisano manca l'occasionissima calciando alle stelle il pallone del possibile 2-3. Gol mangiato, gol subito e sul ribaltamento di fronte il San Biase conclude la propria rimonta. Invito perfetto di Lio per l'inserimento di Manfred, colpo di testa sul palo opposto e nulla da fare per Peschechera. Sfiorano il 4-2 i giallorossi al 27esimo con l'azione di Mercuri sull'out di sinistra. L'esterno Lametino cincischia troppo ed il portiere ospite chiude in corner. Quasi allo scadere è ristabilita la parità numerica in campo. Carrozza interviene duro su Saturno e rimedia infatti il rosso diretto. La Vibonese non ha però il tempo per riorganizzarsi. Desio dice di no all'insidioso colpo dalla bandierina di Saturno. Poi arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria dei giallorossi.